Ciao a tutti. Ciao a tutti, benvenuti alla diretta, ok? Ditemi se si sente bene. Giornata intensa oggi in borsa. È volato su tutto. Vediamo se arrivano i commenti, ditemi se si vede. Ok, ciao Dario, ciao Patti. Ok. Ciao Stefano, sì, arrivano tutte veloci, che si sente bene. Ciao Stefano, grazie mille. Forte e chiaro, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, si vede bene. 5:31, vediamo se non mi sbaglio qualche orario, che magari vado giù troppo. Ciao Luca. Ciao Fabio, ciao a tutti quanti. Partiamo tra poco con la diretta. Vediamo un minuto o due, che arrivi qualcun altro Poi iniziamo l'argomento di oggi che riguarda principalmente i BTP. Faremo 3 sessioni sui BTP. Faremo una questa oggi, faremo un po' di BTP in generale. Farò vedere un attimo la mia schermata. Dopodiché parleremo la prossima settimana. Intervisterò il Cecchino, che mi hanno chiesto in tanti di intervistare un pochino il Cecchino. Lui è specializzato sui BTP, quindi parleremo un pochino De come li trada lui, non ci svelerà tanti trucchi, però cercheremo di fare un po' di domande e dopo concluderemo con la sessione che farò vedere. Magari metterò qualche ordine sul book, quindi farò vedere un attimino come cercare di impostare un'operatività anche sui BTP. Quindi faremo queste tre video, questi video didattici, sempre tutto a livello didattico, non incentivazione all'investimento, come dico sempre. Mi raccomando, cercate di fare share, come dico sempre, di questa diretta, solo pochi lo fanno, quindi cercate di fare share. Dopo, un'altra cosa importante, che avete visto oggi, la borsa è salita veramente in maniera importante, finché aspettiamo un minuto o due che arrivi qualcun altro. Volevo farvi un quesito oggi. Quindi volevo chiedervi se casomai avete visto che è venuto fuori il discorso del vaccino, che molto probabilmente hanno il 90% che è stato testato questo vaccino, quindi sembrerebbe andare bene, quindi vedremo quando verrà messo in commercio. È stata la Pfizer che l'ha fatto, anche Biotech, e quindi cercate di dirmi voi. Casomai facciamo un sondaggio tra di noi, senza andare nel dettaglio del vaccino, va bene, non va bene, dopo sempre ci intrighiamo con discorsi che non hanno niente a che fare con la borsa. Ditemi casomai chi lo fa, lo faccio dalla domanda, non lo faccio o aspetto un attimo prima di farlo. Quindi se avessimo il vaccino a disposizione subito, lo faccio, non lo faccio o aspetto un attimo prima di farlo, vediamo come sono le risposte. Vediamo un attimo, 5, 3, 3. Ok. Questa giornata per me non ci vuole il vaccino, ma una flebo. Beh, se sbagli che vai corto, magari col mercato va su. Allora, Diego, allora Angelo mi dice. Ciao Mirko. Ok, vediamo un attimo. Lo faccio, mi dice Antonio, ok? Lo fa anche Paolo. Livio mi dice assolutamente no, aspetto di farlo. Nemmeno sotto tortura non lo faccio, Fabrizio. Ok, aspetto un attimo per vaccino. Non lo faccio, aspetto, no. Non mi fido, aspetto prima di farlo. Ne ordino 5, ne faccio una e 4 li vendo su eBay. Marco, sei un furbone, Marco, te. No, assolutamente nemmeno morto, figurati io come Ibra Covid scappa da me. Ok, vediamo un attimo. Ciao Giorgi. Aspetto prima di farlo, non mi fido, vediamo un attimo se qualcun altro. Non lo faccio, Giusy. Ok. Io aspetto, allora aspetta anche lei, ok. 10 anni di lavoro in Pfizer ci mancherebbe. Ok, bene, bene, bene. Abbiamo già qualcuno che lavora in Pfizer. Beh, mi sa che qualcuno qui in diretta ha preso qualcosa di Pfizer. Visto come è andata sulla borsa, che si è impennata così tanto, ci ricordiamo che cosa ha fatto Pfizer anni fa, che ha messo a disposizione per i vecchiotti, tipo sottoscritto, ma neanche se non ne ha fatto uso, però non si sa mai, non si sa mai, vedremo un attimo, speriamo di non averne bisogno.
per ora continuare per tanti anni. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, io non mi fido dei Tecati, ok, benissimo. Come in borsa, vediamo un attimo, come in borsa, meglio aspettare un segnale di conferma. Bravo Simone, saggia decisione, sì. Vediamo un attimo, Alberto si mette a ridere. Ok, tu lo faresti? Beh, allora ho chiesto a tutti quanti, beh, aspetterei prima di fare, aspetterei un bel po', per vedere gli effetti che ha sugli altri, dopo non so, dopo vedo una... Sono stato 10 anni in ospedale, quindi so le torture che mi hanno fatto. Comunque, aspetterei un attimino. Comunque, vabbè, fatalità del sondaggio che hanno fatto in America, hanno visto che 2 su 3 non lo farebbero, quindi 2 su 3 non farebbero il vaccino. Vabbè, vedremo un attimo, quindi sarà compito anche di vedere un attimo come funziona questo vaccino. L'augurio è che vada bene questo vaccino, che vada bene. Però, insomma... Sai, non si sa mai la verità dove sia fino in fondo, se hanno fatto il vaccino per guadagnare soldi, se alla fine funziona tutto quanto. Io aspetto un attimino prima di farlo, ok? Quindi aspetterei un attimino. Ma quello che lavora in Pfizer lo fa? Sì, ha detto che lo fa lui, ci mancherebbe perché ha detto che lavora in Pfizer, quindi ha detto che lo fa. Vabbè, andiamo con l'argomento di oggi allora. Un'altra notizia che volevo darvi, che adesso tra poco l'amministratore vi metterà direttamente il link. Abbiamo aperto il canale Telegram per quanto riguarda le azioni e future. Partirà a breve, quindi se volete già entrare sul canale, metteremo anche a disposizione, domani faremo anche dei segnali, quindi se lo fa è femmina. Ok, eccolo qua, è disponibile quindi il canale Telegram ufficiale di Top Borsa, per cui qui è un canale che per il momento è gratuito, non si sa se sarà sempre gratuito, comunque al momento è gratuito, come lo metteremo a pagamento più grande non si sa, quindi vedremo un attimo, però è gratuito e continueremo così, gratuito per un bel po' intanto. Potete partecipare, venire dentro, non è una chat, è un gruppo privato, naturalmente ci saranno solo gli amministratori che posteranno le analisi, quindi posterò io le analisi, le posterà anche un altro ragazzo che fa trading e farà vedere magari delle analisi sull'azionario, quindi sarà l'analisi su azionario e future nostro e analisi su tutti i future esteri, principalmente sugli indici. Vedremo se troveremo magari modo di fare anche sulle valute, su qualche valuta e qualcos'altro. Vedremo, faremo qualche... È chiaro che non dobbiamo intasarlo, perché altrimenti se intasiamo di messaggi continuamente il gruppo, dopo diventa dispersivo, quindi non si resta concentrati, focalizzati su poche cose. Quindi azionario, future nostro e indici, meno male, europei e quelli americani. Quindi faremo questa cosa qui. Quindi sarà un canale gratuito. Forse fa vedere come lo fa, come ha fatto Taiko. Sì. Guarda, dopo sono sempre qualcuno che dice: guarda, è uscito proprio adesso. È sempre qualcosa che alla fine, figuriamoci se magari fosse successo una settimana fa che Trump avesse detto che aveva messo a disposizione il vaccino, sarebbe andato a disposizione entro breve tempo, come sarebbero andate le elezioni? Ma chissà. Vabbè, andiamo con l'argomento di oggi, dove parleremo di BTP. Niente, figurati a te, Luca. Se dopo qualcuno vuole consigliarci, dire qualcosina per migliorarlo, magari il canale, se c'è qualcosa che manca, casomai qui in diretta, lo facciamo in diretta, se c'è qualcosina che volete che aggiungiamo, aggiungiamo. Certamente dobbiamo essere abbastanza stringenti sulle nostre analisi. Guarda, mi hanno fatto anche... Non posso dire che titolo, però mi hanno seguito in asta. L'avevo messo fuori in asta, guarda, non mi hanno neanche accorto. Vabbè, sono contento che mi hanno seguito il titolo in asta. Allora, un altro titolo mi ero neanche accorto. Vabbè, comunque non abbiamo fatto tantissimo oggi, abbiamo fatto poco operatività perché ero un attimino fuori questa mattina, dovevo fare delle commissioni comunque, però insomma siamo sempre in guadagno, dopo casomai vi mostro il gain di oggi, dai. Naturalmente abbiamo visto anche come è andata bene Piper Banca, che mi aspettavo un rimbalzo importante, è chiaro, se è andato su tutto, è andato su anche Piper Banca. Però l'argomento di oggi è quello sui BTP, quindi parliamo di BTP, vi faccio vedere la schermata, cosa guardo io solitamente sui BTP, cosa seguono. Dopodiché la prossima settimana faremo delle domande anche al Cecchino, mi ha confermato che dovrebbe esserci, quindi faremo qualche domanda veloce, naturalmente la diretta la facciamo sempre sui 30, 35, 40 minuti massimo.
Dopodiché vi farò vedere qualche operazione. Io non ho nessun problema a far vedere qualche operazione in diretta. Vedremo un attimo, però ci collegheremo un attimino prima, quindi ci collegheremo verso le 4:30, 5, tra 2 settimane, quindi un'ora, 45 minuti, un'ora prima, per farvi vedere qualche operazioncina sul BTP. Quindi tireremo fuori qualche BTP, farò vedere quello che scambia di più e faremo qualche piccola operazione dopo come va vata. Qualcosa devo farvi vedere, insomma, altrimenti no. Non ho nessun problema, anche se facciamo qualche operazione in perdita, è importante capire il meccanismo, come cercare di fare trading anche guardando i BTP. Vedremo se riesco a gestire bene il mio schermo, quindi faremo questa cosa qui. Allora, andiamo col discorso di oggi, che è appunto i BTP. Quindi i BTP si suddividono in diverse specie, abbiamo i BOT, i BTP, i CCT, i CTZ, abbiamo l'obbligazionario europeo, quindi abbiamo i BEI. E anche a livello globale possiamo, anziché fare i BTP, possiamo anche prendere gli ETF sugli obbligazionari europei. Anche lì sugli ETF, a mio avviso, è un prodotto abbastanza interessante a livello finanziario, perché gli ETF replicano esattamente l'andamento degli obbligazionari europeo, quello mondiale. È chiaro che dobbiamo cercare di prendere quegli ETF che replicano esattamente il movimento dell'obbligazionario mondiale. Allora, quindi ritornando sul discorso di BOT o di BTP, i BOT sono i buoni del tesoro e buoni ordinari del tesoro, hanno scadenza, se vi ricordate, andavamo in banca, hanno scadenza 3, 6 o 12 mesi, però c'erano delle banche che ce lo davano anche con scadenza di un mese, proprio perché le avevano in corpo loro e ce le davano a noi con dei piccoli interessi, oppure quando c'erano dei bei interessi te le davano anche a 1-2% ogni 2-3 mesi. Dopo, alla fine, gli interessi sono andati giù, quindi davano 0,40, 0,30, 0,40, 0,50. Adesso prendiamo quei soldi lì all'anno. Quindi c'era la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione. Te lo davano magari a 98,90, scadeva dopo 3-4 mesi, andavi a 100, quindi avevi la differenza tra il valore di emissione, appunto, e il valore di rimborso che te lo davano. I BTP, che sono dei buoni del tesoro poliennali, sono titoli obbligazionari che sono a lunga scadenza solitamente. Si possono acquistare adesso quelli che scadono fra 7, 8 mesi, un anno, però solitamente ci si piazza sui BTP a scadenza di 3, 5, 10, 15 anni, 30 anni, anche sono anche scadenze superiori. Quindi ci si posiziona su scadenze lunghe, perché solitamente hanno un interesse leggermente più alto rispetto a quelli che hanno scadenza breve. Naturalmente ci sono anche dei BTP che sono anche indicizzati all'inflazione europea. Dopodiché abbiamo anche i CCT, che hanno cambiato sigla da CCT, che venivano questi certificati del credito del tesoro, che una volta si chiamava solo CCT, adesso si chiama CCT EU, perché sono proprio indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi. Per ultimo abbiamo i CTZ, che sono i certificati del tesoro zero coupon. Sono titoli di Stato con durata circa 2 anni e, come i BOT, sono senza cedola, per cui il loro rendimento è completamente, interamente determinato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione. Detto questo, sui BTP, come sulle azioni, adesso vi faccio vedere un attimino la mia schermata sul BTP. E iconizzo un attimo qualche book, iconizzo un attimo i book, quindi rimaniamo solo sulla schermata del BTP. I BTP, allora, quelli che si può fare trading sui BTP, sui CCT, sui BOT, un po' dappertutto si può fare un po' di scambio su CTZ e anche sui BEI internazionali. E sono anche delle obbligazioni emesse dalle società, magari qualche società, Fiat, Eni, ci sono delle obbligazioni loro, che anche quelle lì scambiano, e possiamo anche tradare, fare un po' di trading intraday o anche trading multiday. È chiaro che bisogna andare a cercare queste obbligazioni che hanno un po' di scambio. Ci sono dei trader che addirittura scambiano, contrattano titoli che scambiano poco, e quindi magari si mettono lì lontani 1 o 2 punti percentuali da questi strumenti finanziari, e solitamente magari aspettano di beccarsi una spazzolata per cercare di ottenere il portafoglio, o venderli subito o venderli i giorni successivi. Naturalmente, un BTP che va a scadenza, è chiaro che va sul valore che di quotazione dovrebbe essere sui 100. Quindi sui 100 lo compro a 103,
mi scade fra 8-9 mesi, io prendo 100. Non prendo 103, ma prendo 100. È chiaro che prendo magari una cedola all'interno di questo BTP che mi fa arrivare a 103, 103,20, 103,40, insomma, leggermente sopra a quello che avevo acquistato io. La cosa importante sui BTP, adesso c'è Luigi, dopo rispondo alla domanda, Luigi. Per quanto riguarda il BTP, è chiaro che io facendo un po' di scalpi nell'intraday, e se sono magari un attimo in difficoltà, sto perdendo dei soldi, è chiaro che se non ho investito tutto il mio capitale su quel BTP, avevo magari 40.000 euro in portafoglio, è chiaro che posso lavorare in leva nell'intraday, però andare overnight, sconsiglio sempre andare overnight usando la leva, perché se si apre un attimino lo spread, come abbiamo visto lo spread si apre in maniera importante, la differenza tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, si apre un attimino lo spread, vuol dire che vendono i BTP italiani, quindi aumenta un attimino la differenza, il differenziale che c'è tra i BTP nostri, l'obbligazione nostra e quello tedesco, è chiaro che perde di valore il BTP. Facciamo finta, in questo momento qui quotano 105, ce lo possiamo trovare, se si apre lo spread ce lo possiamo trovare a 90, 85, 80, è chiaro che in quel momento lì, se noi andiamo a venderlo, perderemo dei soldi, però tenendo in portafoglio, andando magari a tenerlo fino alla scadenza, è chiaro che dopo ce ne è rimborsato 100, più tutte le cedole che vengono maturate, o abbiamo le cedole semestrali che vengono, ci vengono messe direttamente in conto. Quindi se noi, come c'è stato spread che era veramente molto alto, c'erano dei BTP che quotavano 70, 75, 80, che dopo la scadenza andava a 100, adesso addirittura li troviamo tutti sopra i 100. Per cui si è accorciato questo spread tra l'obbligazionario italiano e quello tedesco, e quindi si è accorciato un attimino lo spread, quindi sono andati sopra i 100. Per cui se noi, adesso vi faccio vedere un attimo la mia tabella, se noi facciamo trading, siamo incapaci di fare scalping o prendere dei titoli azionari, che a mio avviso l'azionario è leggermente più semplice che fare i future, e i BTP sono ancora più, tra virgolette, prendiamo sempre a livello didattico, sono leggermente più semplici rispetto che fare l'azionario. Perché sono più semplici? Perché se sono in difficoltà, facciamo finta oggi, sto perdendo mezzo punto percentuale sul BTP, so che nell'arco di qualche giorno dovrebbe recuperarlo, a meno che non sia per lo spread, però dovrebbe recuperarlo alla lunga, dovrebbe recuperarlo, e comunque i miei soldi mi vengono dati alla scadenza, perché se ho investito 103 guadagno soldi di interessi, guadagnerò meno magari, però alla fine riesco a recuperare un attimino la mia perdita, quindi posso fare scalpi intraday, sono un attimo in difficoltà, posso tenerli, ho tanti ragazzi che lavorano così, però è chiaro che non bisogna esagerare, avere tanti soldi investiti sui BTP, bisogna avere un capitale marginale, poi casomai dipende, se non abbiamo bisogno di tenere i soldi, di fare trading, possiamo tenere gran parte dei nostri soldi sul BTP. È chiaro che anche qui bisogna vedere la bontà dello Stato, se riesce a ripagare, perché stiamo noi finanziando lo Stato, quindi stiamo avendo fiducia di quello Stato lì, lo finanziamo, perché lo Stato bene o male non dovrebbe saltare, potrebbe essere che salti lo Stato, quindi non ci paghi più i BTP, come è successo con dei titoli obbligazionari argentini che ci davano un interesse molto alto. Io mi ricordo tantissimi anni fa avevamo degli interessi alti del 10, 15, 20% e tante persone investivano perché guadagnavano tanti soldi. Alla fine abbiamo visto che i soldi li hanno persi, perché dopo sono stati rimborsati parzialmente dei soldi che avevano immesso. E quindi attenzione allo Stato che andiamo a investire, perché stiamo investendo su un debito sovrano, quindi stiamo avendo fiducia di quello Stato lì, e quindi per avere fiducia e investire tutti i nostri soldi, è chiaro, stiamo un attimino attenti, investiamo solo una parte di soldi su quello Stato lì. Un'altra cosa importante è che sento che il BTP Futura, che è partito oggi, che abbiamo fino a venerdì, giovedì, venerdì, per sottoscriverlo, possiamo farlo o tramite la banca o tramite direttamente la SIM che abbiamo noi, diciamo che vogliamo partecipare alla BTP Futura, tenendolo per 8 anni, abbiamo, mi sembra, 8 anni, mi sembra abbiamo un bonus, quindi ci danno un bonus importante che vale dall'1,5 al 3%, non è che guadagniamo il 3% totale, guadagniamo questo 3%, viene suddiviso per gli anni, quindi calcoliamo che andremo da un 0,46, 0,60 fino quasi un 0,9, 1% all'anno di guadagno, quindi capite che
il guadagno è abbastanza limitato e non è un 3%, lo guadagniamo dilazionato negli anni che ci danno questo bonus. Quindi è bene chiarire, perché magari qualcuno guarda, prendo il 3%, in realtà non prendi il 3%, viene dilazionato negli anni, te lo danno alla fine, se lo tieni fino alla fine il BTP futura. E varia a seconda del PIL, del prodotto interno lordo, di quello che faremo noi. Quindi attenzione a questa cosa qui, varia dall'1,5 massimo, dall'1,30, 1,40, insomma 1,5 fino al 3. Sono, so, quindi dovrebbe oscillare in quella forchetta lì. Andiamo a vedere adesso, vi faccio vedere un attimo la mia schermata. Allora, andiamo nella mia schermata del PTP, spero si veda correttamente, ditemi se si vede correttamente. Non riesce a entrare nel canale Telegram. Riprova, mi sembra strano, vediamo un attimo il canale Telegram. Si è entrato già un po' di gente, un po' di persone, abbiamo fatto le prove prima, si sono entrati, sono già 132 iscritti, quindi sono entrati Salvatore, quindi hai qualche problemino te, abbiamo visto che sono già entrati in 132. Rimanete collegati, cercate di condividere anche il canale Telegram, vedete che dopo alla fine, un po' alla volta, e vi faremo vedere un po' di cose. Domani penso partiremo già subito domani, non so se partiremo subito con le azioni, devo sentirmi un attimo con uno dei miei ragazzi, quindi vedremo se posterà qualcosina già domani. Allora, vi ho mostrato la schermata del BTP. Come vedete qui sopra, io che abbiamo i contratti, i nomi dei trades che ha fatto il BTP, e abbiamo anche il valore percentuale precedente. Cosa ha scambiato oggi? Magari quello che ha scambiato è il suo valore, cosa ha realizzato, valore da inizio anno. Vedete qui, valore da inizio anno, la percentuale che ha avuto questo BTP da inizio anno. Quindi abbiamo il BTP con scadenza 2067, quindi scadenza da 47 anni. Quindi questo è una cedola del 2,80%, di 8%, e vediamo che quota 128. Quindi questa è la quotazione del nostro BTP. Ha fatto un'apertura 133, l'apertura, abbiamo il valore di riferimento, tutto quanto, la chiusura è 128,77. Io solitamente cerco di tradare i BTP, un attimo che vediamo se riuscite a vedere la tabella, spero si veda bene la tabella. Io cerco di tradare i BTP solitamente che hanno parecchi trades e parecchio controvalore, quindi parecchio scambiato, quindi scambiato, abbiamo scambiato questa cifra qui, quindi 138 milioni, 899.730, quindi 134, 106, 110, e ha realizzato parecchi trades. Quindi vedete che sono stati parecchi trades oggi su questi titoli. Dopo andiamo da 2.900, andiamo a 780, poi ci sono anche altri trader che scambiano anche questi qui, che scambiano nel 2022, scambiano un po' tutto, quindi vanno a scambiare anche questi che ha chiuso a 103,50. Questo qui ha scambiato oggi da 103 e 33, 103 e 63. Questo qui invece ha fatto minimo massimo 103, vediamo un attimo il minimo e il massimo di questo. Questo qui invece ha cambiato 113,70 fino a 114,04, quindi una quarantina di tick. Faremo questa cosa qui, vi ho detto già, la prossima, fra 2 settimane, fra 2 lunedì, faremo, quando arriveremo alla terza parte dei BTP, vi farò vedere un attimino perché io trado solitamente quelli che scambiano di più, perché sono anche veloci anche uscire dal mercato, perché altrimenti rimaniamo ingabbiati. Se magari uno ha avuto tre trade, se abbiamo degli strumenti che hanno avuto magari pochi trade, rimango ingabbiato lì, non so neanche più. Questo addirittura ne aveva fatto uno, BTP con scadenza 2021, febbraio 2021, ha fatto un trade a 100,140. Quindi ha fatto un trade solo su quel livello lì, quindi inutile andare a vedere il minimo e il massimo, ha fatto un trade su quel valore lì. Quindi capite che è meglio sempre andare su BTP che hanno, qui abbiamo tutta la tabella di BTP, come vedete sono parecchi BTP, poi adesso non so se ho messo anche qualche bot, avete visto, ho qualche bot, qualcosina, e quindi non avevamo trades, adesso non so se scambiano ancora qui i bot, li avevo tempo fa, e quindi ho fatto quella tabella per farvi vedere qual è la mia impostazione quando faccio trading. Quindi ho fatto vedere un attimino che seguo quelli che hanno più scambi, quelli che hanno più controvalore, e sono quelli che solitamente riusciamo a lavorare un attimino meglio. E riusciamo a fare anche un po' di scalping intraday, fare anche scalping i giorni successivi, oppure se siamo un attimino in difficoltà, lo teniamo. È chiaro, non è
che dobbiamo andare a prendere, magari se è salito tanto questo BTP, aspettiamo un attimo delle oscillazioni per prenderlo, magari vedere di fare qualche piccola operazioncina. Anche qui sui BTP io sconsiglio di fare mediare tutti gli strumenti finanziari sui BTP, diciamo che posso dire ok, entro su questo livello, faccio qualche altra piccola entrata e casomai posso fare anche piccola mediazione. Ho 100.000 euro da investire, dico ok, ne investo 20-30.000 e posso fare qualche piccola mediazione perché faccio un piano di accumulo a lungo periodo che solitamente ho meno rischi rispetto a fare queste cose sulle azioni. Se sbaglio azioni rischio di perdere veramente molti soldi, invece qui bene o male vengo rimborsato alla scadenza, a meno che non salti lo stato che faccio questo tipo di investimento. Andiamo a vedere adesso le domande che mi avete fatto. Allora, Luigi, se mi sono dimenticato qualche domanda, ripostatela e cerco di rispondere. Allora, Luigi Barbarossa mi chiede: Paolo, io uso BTP Long Term Future, scadenza dicembre, è un mercato liquido perché a volte lo spread arriva a 2 punti, come stamattina. Sì, hai visto quelli che seguo io, dobbiamo cercare, anche qui c'è un attimino di spread tra denaro e lettere, tra i BTP, andiamo ad analizzarlo bene tra 2 settimane. E fai bene ad operare quelli long term, sì, va benissimo, quindi va benissimo operare quelli long term. Hai detto una cosa giusta, che tu segui il BTP con scadenza, il future con scadenza a dicembre, quello che seguo anch'io, quindi metto il BTP, metto anche il future con scadenza a dicembre e solitamente... il BTP segue il movimento del derivato. Solitamente abbiamo visto che cioè non è come le azioni che vediamo che abbiamo delle azioni che fanno più 10 e il future fa meno 1 e abbiamo 50 azioni che vanno a meno e 50 azioni che vanno su. Solitamente i BTP, quelli che si chiamano di più, seguono l'andamento del future, quindi abbiamo un punto di riferimento importante sul derivato. Diasori ha chiuso. Andava chiusa la scorsa settimana, sì, esatto, è andata giù in maniera pesante perché adesso c'è una rotazione. Evidentemente Diasori sta patendo un attimino il discorso abbiamo visto anche oggi sono stati parecchi titoli sul mercato americano, sul Nasdaq, abbiamo visto Nasdaq che era negativo e vedevamo l'S&P che correva molto, molto forte perché c'è stata questa rotazione di titoli che prima hanno beneficiato del discorso di lockdown e anche delle vendite online. Adesso, se con questo discorso del vaccino, molto probabilmente c'è questa rotazione, quindi quelli che prima avevano beneficiato sono stati un attimino venduti, c'è stato riposizionamento su tanti titoli che bene o male avevano perso tanto. Abbiamo visto anche tantissimi titoli che avevano aperto parecchie posizioni short, anche sui nostri bancari, su tantissimi titoli, Leonardo, su tantissimi titoli, abbiamo visto oggi. Unicredit, tantissimi titoli, oltre 13, 14, 15%, ho visto dei forti rialzi su parecchi titoli che erano stati fortemente penalizzati. Andiamo avanti un attimo, vediamo le altre domande. Per cui Salvatore cerca di riprovare, è riuscito, grazie, ok, hai visto Salvatore, ci è riuscito. Ok, BTP Futura di Fineco, che okay, sì, è stato il primo giorno, adesso sono passati parecchi scambi, vediamo fino a giovedì venerdì. È chiaro che se uno vuole usufruire del bonus deve tenerli per 8 anni. È chiaro che bisogna mettere i soldi che non se ne ha bisogno, perché altrimenti arriviamo al settimo anno, lo vendiamo e alla fine non ci prendiamo il bonus fino alla scadenza. Allora, Paolo De Feo mi dice, Paolo, lo scalping su titoli di Stato, meglio passare per i future rispetto all'obbligazione listata, cioè non ho capito bene la domanda. Devo tenere conto anche del future del BTP e faccio anche il BTP. Allora, tassi annui cedolari, Davide mi puntualizza qua, tassi annui cedolari minimi garantiti pari a 1,3% anno, 0,35%, quarto sesto anno 0,60%, settimo ottavo anno 1%. Sì, esatto, dopo se facciamo tutto il conteggio globale, se siamo lì dallo 0,40, come hai detto giustamente te, fino a quasi all'1%, è chiaro che sarebbe bene che arrivassimo anche con la fatidica soglia del 3%, vuol dire che siamo andati bene come Paese Italia, abbiamo avuto un bel PIL, un bel prodotto interno lordo, quindi siamo andati bene in tutti questi anni, me lo auguro, e quindi sarebbe anche importante anche prendere questo 3%.
Allora, Ciappo, lo potresti spiegare cosa serve guardando un book disaggregato? Il book disaggregato, Mirko, tieniti la domanda per quando faremo tra 2 settimane, vi farò vedere esattamente il book, quindi parleremo anche di questa cosa qui. Allora, mi dice Laura, borsa malata, oggi Paolo dà livelli nemmeno a sognarli di notte, eppure 94 test sul vaccino hanno fatto uscire fuori tutte le ricoperture, esatto, tutte le ricoperture. Vediamo se avete qualche altra domanda, quindi mi raccomando. Possiamo fare trading anche sui BTP intraday e fare qua un po' di scalping. È chiaro, siamo un po' di difficoltà tenendoli lì, alla lunga dovremmo guadagnare i soldi, chiaro, è come avessimo fatto un investimento, però possiamo guadagnare intraday tutti i giorni. È chiaro che se siamo in difficoltà sulle azioni non stoppiamo, ma siamo short sulle azioni, abbiamo visto oggi è andato su in maniera imperiosa il mercato. Invece se siamo magari se siamo Abbiamo visto che il mercato è andato su tanto, credevamo che il mercato andasse giù, abbiamo veramente perso tantissimi soldi, quindi abbiamo perso veramente tanti soldi. Sempre per trasparenza, vediamo un attimo se riesco a interrompere la condivisione e di fare un attimo share screen, vediamo un attimo se riesco a postare qualcosina, finestra dell'applicazione, vediamo se riesco a condividere, vediamo un attimo il gain. Di oggi ho una piccola operazione ancora aperta, eccola qui. L'importante è guadagnare qualcosina tutti i giorni e non avere alti e bassi. Lo faccio vedere, lo faccio vedere sempre. È inutile che ve lo faccia vedere continuamente. C'è anche sul libro, ho fatto vedere il mio capital gain e tutto. Quindi vi ricordo, per chi non l'avesse ancora preso, un attimo, che vado un attimo. Il libro, vi ricordo, l'ombra delle mani forti, perché non l'avessi preso anche sul libro, l'ho fatto vedere più volte e qui l'ho messo rovescio, ok, quello qui viene regalato anche al Trading Report, è un altro omaggio per chi acquista il libro. E anche sul libro ho fatto vedere i miei gain, che è una cosa importante, è far vedere i gain e far vedere anche che si pagano le tasse attraverso facendo trading, quindi avete visto, l'ho mostrato anche oggi. Oggi non ho fatto tantissimo, non mi sono fidato perché il mercato è corso così tanto, quindi ho preferito fare qualche piccola operazione perché un attimino rischioso. Quando sono arrivato in ufficio, avevo visto il mercato era salito molto e quindi ho fatto un po' di operatività di scalping sulle azioni. E poi sapete, quando sono così tanto è un pochino complicato lavorarci perché dico, ok, il mercato è salito tanto, dovrebbe venire giù. In realtà magari mi metto corto, sale ancora perdo soldi. Mi metto lungo e rischio, dopo mi prendo un'accelerazione di basso e quindi rimango ingabbiato su una posizione, quindi è un pochino complicato. Quindi queste sono giornate, specialmente quando strappa così forte, sono quelle leggermente più complicate per uno scalper. Sarebbe meglio che facesse magari più 1, più 0,50, più 1,5, più 1, quindi delle oscillazioni così lo scalper è leggermente più agevolato. Ma quando prende un trend così fortemente a rialzo, si è sempre un attimo su chi va là, e potresti ancora perdere qua perdere di bei soldini. Quindi attenzione quando sono giornate così fortemente volate, così unidirezionali, che rischiamo di perdere veramente tanti soldi. Allora, vediamo se qualche altra domanda. Allora, non posso, Giuseppe, non posso dare indicazioni per comprare. Abbiamo detto che le mie dirette sono solo a livello didattico. E qualcosina vedo, se casomai investire qualcosina anche sul BTP Futura, lo vedo un attimo. Adesso vedo i prossimi giorni che incaricherò la mia banca di comprarmi un po', o casomai vedo qui dove ho il conto di comprare qualcosina anche BTP Futura. È chiaro, non posso dare, per le normative MiFID 2 non posso dare incentivazione all'investimento, quindi mi raccomando, non fatemi queste domande. Ditemi cosa farei io, se io vi ho detto che qualcosina acquisterei su BTP Futura. Quindi vi ho già detto già tanto. Paolo, da fare la parità di volatilità, un titolo di Stato con book medio pesante come il Bund può essere paragonato a un indice con un peso simile come lo Stoxx? Sì, esatto, sì, può essere paragonato come tipo come l'Euro Stoxx, leggermente inferiore all'Euro Stoxx, è molto più pesante, però potrebbe essere paragonato, sì. Hai detto giusto, Paolo, complimenti, si vede che fai trading. Allora, quanto capitale è necessario per tirare il BTP? Molto di più rispetto all'azionario. E
Dipende, quello che vuoi andare overnight, dipende se fai operatività intraday oppure se devi tenerlo in portafoglio, è chiaro che devi vedere qualcosina di più rispetto a un capitale normale. Solitamente io ho ragazzi che lavorano anche sui BTP con circa 10-15 mila euro di capitale, chiaro che devi avere un po' di leva finanziaria da parte del tuo broker, per cui puoi lavorare anche con quel capitale lì. Paolo, secondo te, allora mi dice Marco, è passata l'euforia della notizia del vaccino, il mercato dovrebbe assestarsi o ritornare su livelli standard? Allora Marco, il mercato, ci sono dei titoli che abbiamo visto che tipo il Eni, meno 60% all'inizio anno, Unicredit meno 53-54%, oltre 60% abbiamo visto BPerBanca. È chiaro che sono così sottovalutate queste magari per prima botta che vanno su, dopo è anche difficile che torni su, per carità, può capitare di tutto, però a mio avviso dovremmo recuperare abbastanza. Abbiamo visto che il mercato tedesco ha recuperato molto di più rispetto agli altri, siamo vicino ai massimi importanti. Noi siamo ancora ben indietro nei massimi inizio anno, anche se siamo sopra i 20.000 punti, 20.700, e il livello dovrebbe essere da 25-26.000 punti. Diciamo 25-26 mila punti, devono guadagnare un altro 20-25% dell'attuale valore del FTSE MIB. Però dopo in borsa può capitare di tutto, però è chiaro che abbiamo dei titoli che sono veramente a livelli ridicoli. Una Leonardo a ridosso di 4 euro oggi è andata ben sopra i 5, mi sembra a ridosso di 5 euro oggi. Vediamo un attimo. Quindi è chiaro che Leonardo è un titolo che è un titolo era un titolo da monitorare, però bisogna mantenere anche gli stop. Abbiamo visto anche io, quando dicevo che era 6,20, dicevo un titolo sottovalutato, il suo pre-value era ridosso di 8 euro. È chiaro che adesso con questo ribasso il suo pre-value si è abbassato un attimino a 7,50. Però un titolo che dalla metà, avevo detto dalla seconda metà del 2021, sul titolo dovrebbe partire molto forte. A mio avviso la borsa dovrebbe un attimino salire bene dagli attuali valori. Abbiamo visto dei minimi incredibili quest'anno e abbiamo visto titoli che sono, a mio avviso, molto sottostimati dal loro fair value. Allora, io la piattaforma che adopero, che uso per i volumi, io uso TradeStation e mi serve un appoggio per avere dati affidabili per i volumi. Allora Luca, se hai seguito anche le altre dirette che ho fatto, solitamente io, ce ne sono parecchie in commercio di piattaforme che usano i volumi. Io adopero la Volsys di volumetricatrading.com e ce ne sono parecchie di piattaforme in commercio. Mi trovo bene con quella lì, però ce ne sono anche tantissime altre che puoi adoperare. È chiaro che magari questa piattaforma che va bene a me non va bene per altri. Però è una piattaforma che a mio avviso è una delle migliori che ci sono in commercio, insieme a tantissime altre piattaforme, anche di Unico Scarano, tantissime altre piattaforme di altre persone. Adesso non so chi farà pubblicità di tutti quanti, però sono tante piattaforme valide e buone sul mercato. Allora, Luca Bergamaschi, costo delle operazioni BTP. Allora, dipende da broker. Il BTP costa leggermente di più rispetto alle azioni, però diciamo che a mio avviso, una volta che Luca ti fa fare un costo commissionale da 3 euro in giù, va bene. Non possiamo pagare 4-5 euro per fare una transazione sul BTP, quindi sui 3 euro va benissimo, Luca. Pasquale mi dice: i WBank, sì, beh, come broker, come SIM, sì, possiamo avere anche i WBank. Puoi mettere il link canale Telegram, mi sembra l'amministratore l'ha messo, se vuoi andare indietro, casomai Antonio lo vede su questa diretta, l'abbiamo messo il link, vediamo l'amministratore se lo rimette di nuovo. Ho perso il nome della piattaforma che utilizzi, Diego, allora utilizzo Volsys di volumetricatrading.com. Se andate a vedere altri video che ho fatto vedere la mia piattaforma. Questa è la piattaforma che adopero solo a livello volumetrico per quanto riguarda tutti i derivati e le azioni italiane. E quindi adopero questo tipo di piattaforma qui. Mi sembra che abbiamo finito le domande.
se avete qualche altra domanda, postatela. Se non ho risposto, se mai vedo se riesco a rispondere successivamente, anche se non rispondo adesso, rispondo anche alle prossime dirette. Mi raccomando, cercate di seguire. Se avete qualche domanda anche sul canale Telegram che abbiamo appena aperto, ci sono anche le azioni, quindi abbiamo esteso un attimino anche sulle azioni. Faremo anche qualche diretta anche velocemente per quanto riguarda i future. Ad esempio, oggi abbiamo fatto anche una diretta veloce, anche perché è salito così tanto il mercato. Però è meglio non disperderci troppo, è meglio puntualizzare bene quando succede qualcosa di importante e andare a monitorare parecchie cose. Anche perché dopo ci sono i ragazzi del gruppo privato Facebook del volume profile, che sono solo per quelli che hanno acquistato il volume profile, solo quelli che hanno acquistato il volume profile possono avere accesso a questo canale che è un gruppo privato proprio solo per loro su Facebook. Quindi chi è inutile mandare domande se non ha acquistato il volume profile, perché non può entrare. E abbiamo tutta la documentazione, devono rispettare determinati requisiti per entrare appunto su questo canale, su questo gruppo privato di Facebook, dove faccio le analisi tutte le mattine. Le facciamo anche sul canale Telegram, faremo anche qualcosina veloce su questo canale Telegram, quindi se avete qualche idea, sempre ben accetto, qualche critica, sempre ben accetto per cercare di migliorarci costantemente, tutti i giorni c'è da migliorarsi sempre, quindi le critiche sono ben accette anche sul canale Telegram, quindi iscriveteci a info@borsa.com oppure mettete qualcosina qui in diretta, non c'è problema che fate qualche critica, perché la faccio vedere anche in diretta senza problemi. Ho detto la piattaforma, sì, la piattaforma, vi ho detto i Vbank, sì, abbiamo una piattaforma per fare trading sia su BTP che sulle azioni, su Future, un po' dappertutto, come tantissime altre piattaforme che ho fatto web nelle scorse settimane. Vediamo un attimo, come al solito, Claudio. Cominciate la diretta, i clienti sono scatenati e sono riuscito a perdere tutto. Rivedo la registrazione domani con più tranquillità. Buona serata a tutti. Buona serata a te, Claudio. Non troppa carne al fuoco. Okay. Quindi avete capito un attimo come funziona il BTP, come si può fare trading un attimino in BTP. Vi farò vedere meglio durante. Se seguite la diretta, riguardatevi la diretta, c'è il canale Telegram. Che potete venire dentro, sono già 100, 130, 140 già ragazzi dentro. Faremo pubblicità di questo canale. E è chiaro che ho anche l'altro canale Telegram insieme a Domenico, che farò sempre l'analisi tutti i giorni. Però questo canale qui è anche dedicato anche alle azioni, perché abbiamo dei ragazzi che sono molto bravi sulle azioni, quindi ci sarà un'implementazione anche dal punto di vista dell'azionario, perché c'è stata tanta una forte richiesta anche per mettere le azioni. Quindi il canale Telegram Top Borsa di Paolo Serafini, e avete anche qui, ecco, l'amministratore che vi ha postato sia su Facebook che sia su YouTube. Abbiamo terminato questa diretta, siamo andati quasi 45 minuti, cerchiamo di essere un attimino più veloci alle prossime dirette. Vi auguro una buona serata a tutti, un abbraccio forte e l'appuntamento per lunedì prossimo col cecchino. Ricordatevi, cercate di tenervi le domande, cercate di bombardarlo così. Capite un attimino come fa lui trading, vi farò vedere qualche operazione. La prossima settimana faremo una o due operazioni su BTP. Rimarrò lì, anche se perdo i soldi, mi metto denaro lettera, quindi da qualche parte verrò colpito dopo, e dopo vedremo come andrà a finire l'operazione. Non è nessun problema, farò vedere le operazioni in diretta, compreremo un po' di BTP e dopo li chiuderemo o in gain o in perdita, non conta. L'importante è farvi vedere come immettere l'ordine sul mercato. Ok, buona serata a tutti, ciao a tutti, buona serata, ciao Patti, ciao Dario, ciao Massimo, ciao a tutti quanti voi e complimenti per seguirmi continuamente. Grazie mille a voi, ciao, buona serata.